Finita la visita, ci è venuto giusto un attimo un po' di fame, quindi seguiamo il consiglio di Flavia e Marco e vi portiamo in un posto qua a Pompei. Detto bene, direi di sì. Che è recensito benissimo, si chiama David Noodles, più di 1400 recensioni, l'abbiamo già testato, ma adesso andiamo a vederlo insieme. Proviamo un paio di piatti, quindi non perdiamo tempo e andiamo a mangiare. Puoi provare a star fuori lo stesso? Sì, siamo arrivati. Sì. Eccoci. Per quel locale, Davis Noodle. Andiamo. Eccoci qua, ci armiamo subito di menù. Allora, prima cosa là dietro, adesso il ragazzo non lo sta facendo, ma l'altra sera era lì che tirava la pasta e fa i noodles. Sì, noodle fatti a mano, che penso prenderemo anche stasera. È certo che li facciamo vedere. Diamo un'occhiata al menù. Comunque, vabbè, qua partiamo con tutto i drink. Vabbè, sì. Qua abbiamo tutta una selezione di drink a $3, ma non fa per noi. Soft drink. Sì, prima subito tutto il bere, in poche parole. Ma andiamo al cibo. Allora, parte dalle insalate. Intanto passano tre monaci. Sì, allora. Abbiamo l'insalata mango, vabbè, tutti i tipi di insalata, poi qua ci sono gli extra topping, se si vogliono aggiungere all'insalata. Poi, qua ci sono i dumpling fatti a mano. Noi abbiamo già assaggiato i vegetable, stasera magari provo i pork. Io sai cosa farei, se vuoi prenderne due? Vegetable fritti e meat al vapore. Ok, yes, ci sto. Volendo ci sono anche gli spring roll, sia in stile vietnamita che i classici. Poi abbiamo tutta la sezione dei noodle, freschi, vedete, freschi fatti in casa. Comunque, come potete vedere, allora i prezzi non sono male, però comunque rispetto al sud-est asiatico sono più alti. Sì. In generale sono più alti di almeno 1,50 euro. Poi ci sono le zuppe di noodle. Anche qui potete prendere quella con dentro i dumpling, i prezzi sempre dai 4 ai 6 dollari, vedete più o meno siamo lì, c'è qualche immagine. Curry. E poi abbiamo, beh, altri piatti vegetariani col curry, perché qua comunque cucina indiana abbiamo visto che spicca. Ma perché comunque è una caratteristica anche della cucina Khmer, sì. Comunque ci sono tantissimi piatti accompagnati dal curry, vegetable oppure no. Vegetarian con tofu e poi abbiamo, vabbè, il riso, il classico tom yam con la carne o col pesce, c'è di tutto e di più, ma va bene. Ce n'è, dai, di roba ce n'è, però siamo venuti qua per i noodle, quindi esatto. Andiamo di noodle. Andiamo col nostro ordine. Qua siamo with extra egg, please. Extra egg, one or two, please? One each. Olive one? Only one, yes. So, you want some drink, please? Drink? Yes. Cosa prendiamo? One soda water? Ah, no. Aspetta, io acqua. Do you have soda water? Yeah, I have. One and one mineral water. Big or small, please? Small, please. One vegetable dumpling fried? Yes, please. And one pork dumpling steam? Yes, please. Okay. So, I repeat food again, please. Two fried noodles with vegetable. At egg one soda water, one mineral water small, one vegetable dumpling fried, one pork dumpling steam. Yes. Perfect, so thank you. Si può mangiare anche dentro, a tutti i tavoli, ma noi preferiamo mangiare fuori perché incredibilmente si sta bene. Si sta benissimo, cioè non stiamo patendo il caldo, incredibile. Anzi, la sera soprattutto c'è un bel venticello. Fantastico. Incredibile, infatti non so se è rarissimo vedermi con i capelli sciolti nel sud-est asiatico, ma è successo. E invece, thank you. È arrivato da bere soda e acqua naturale. Tra l'altro in Cambogia, qualsiasi posto local, quando ti portano le posate, le bacchette, sono sempre nell'acqua calda. Sì. L'abbiamo notato anche a pranzo dalla nostra amica che ci fa il pad krapao. Facciamo una specifica sui prezzi. I prezzi non sono cari in assoluto, perché ovviamente noi arrivando dall'Europa pagare un piatto 3-4 euro ci sembra, 5 euro ci sembra poco,
noi parliamo relazionati agli altri paesi del sud-est asiatico e praticamente qua intorno li abbiamo visitati tutti, Thailandia, Laos e Vietnam, in particolare Thailandia e Vietnam, che hanno molto più da offrire in termini di servizi, sono anche molto più economici. Quindi è chiaro che se uno viene in vacanza qua 10 giorni non, magari non ci fa neanche caso a questa cosa. Noi che siamo in viaggio da diversi mesi e abbiamo avuto modo di sperimentare più paesi, ce ne accorgiamo. Quindi sì, vorrei, la differenza la notiamo. Vorrei contestualizzare prima che qualcuno mi insulti. No, vabbè, nessuno mi insulta, però è una specifica importante. Arrivati i vegetable. Sì, e stasera li abbiamo presi i fritti, perché qualche immagine di repertorio li abbiamo provati anche al vapore. E adesso direi di andare all'assaggio. Sì, ti portano questo accrocchietto. Dove abbiamo le tre salsine, vinegar, soy sauce e chili sauce, quindi piccante, soia e aceto. E spinagretto tipo. Sì. Poi ti danno quella bordata di aglio che per noi... Anche no, vabbè, lasciala mettere lì. Sparaci subito un assaggio. Sì, però ci sparo anche un pelo di soia sul mio. Con che cura. Bello caldo, andiamo subito. Allora, alcuni c'è da, alcuni un po' più cotti, alcuni un po' meno, però... Secondo me questi che erano un po' più scarichi di sapore dentro, fritti sono... Sì, noi l'altro giorno, ripeto, li abbiamo presi al vapore, senza la salsina di soia erano un po' scarichi di sapore. Così c'è un'altra consistenza con la soia, sì, è stata una buona pensata, Fiore. Promossa? Sì, non vedo l'ora di assaggiare quelli con la carne ma al vapore. Secondo me quelli sono buoni. Comunque promossi, si parte bene. Ci siamo, è arrivato tutto. Qui abbiamo quelli al vapore, i dumpling con la carne. E c'è una novità nel noodle. Perché a differenza dell'altra sera, questo è il bello di farli però... A mano. Esatto, in casa a mano. Perché l'altra sera erano praticamente tutti... Ricordavano tantissimo le tagliatelle, tipo questo qua. Sì. Molto più spessi. E invece vedete che stasera sono alcuni, tipo la metà. Alcuni, sì. Sì, il fatto che siano irregolari vi fa capire che effettivamente... Fatti in casa. Sono fatti a mano. Io vado subito con l'assaggio. Vai. Nudo e crudo, senza spicy, senza niente. Sono buoni. Sì, sì, subito il primo va fatto così. Noi li prendiamo vegetable con l'uovo. Buonissimo. Qua ci metto un po' di soia, un po' di piccante, si vola. Eh sì. Vuoi farmi un assaggio al volo di questi? Certo, andiamo anche con... Si tirerà mai indietro questo ragazzo quando è ora di mangiare. Comunque, guarda, nei video stiamo inserendo sempre più parti di cibo locale, perché alla fine è una roba fondamentale, il cibo, ed è anche bello conoscere i paesi tramite... Certo. Questi piatti qua. Andiamo, via. Tipo dentro mi sa che c'è anche tipo del limone, non lo so, una qualcosa roba... di fresco? Sì, con la carne, ne assaggio ancora uno nel dubbio. Ricordati sempre di lasciarmene qualcuno anche a me, per favore. Sì, due, quanti ne vuoi te? Per il prezzo sempre alla fine. Thank you. It's okay. Thank you. Sì, secondo me c'è qualcosa, poi ce lo dirai anche tu. Va buono. Bene, questi te li assaggio anch'io allora, visto che sono nuovi. Yes. Vado. È arrivato anche l'ovetto di Chiara, così può assemblare anche lei. Vai. Vai con l'aglio. Non lo so, mi sembra tipo citronella, roba del genere, nell'impasto. È vero. Quando me ne parlavi pensavo fosse ginger, ma non è ginger. No, a me sembra citronella. Nel primo raviolo era un po' più forte, nel secondo meno, nel mio. Buono però. Sì, dai, si mangiano. Perché dà quella
quella spinta un po' più a sgrassare, però sono buoni. Vabbè, per chi ha appena visto i vlog della Corea, i dumpling al mando, vabbè, un altro pianeta. Vabbè, però, amore, contestualizza. Vabbè, però ci siamo. Sono dei buoni ravioli, dai. Questo mi sa che è bello importante. Vai, vai. Allora, chili sauce per Ariolino. Per forza, voglio. Un po' di piccantello ci sta. Vai, va. Poi spacchettiamo l'uovo. Madonna, con queste bacchette. Ah, vabbè, poi c'è a mangiare, che adesso lo sto usando così perché mi viene più facile. Vai, così mischiamo. E poi un litro di salsa di soia. Perché sapete, loro non usano il sale, quindi se vuoi un po' di salinità devi andare con la soia. Ok, ci siamo? Dai, su. L'assaggio definitivo? Assaggio definitivo totale. Beh, gran bel piatto questo. Ma perché senti proprio, sono quasi carnose, hanno una consistenza veramente buona. Sembra di mangiare una pasta fresca in Italia, non dei quelle noodle fatte con acqua e farina. Sì, promosso. Bene, adesso mangiamo. Adesso mangiamo e ci vediamo per il conto. Guardalo, come lavora la pasta, va. Guarda come li sta facendo diventare lunghi, poi le taglie diventano i noodles. Super elastica sta pasta, tra l'altro. Come sempre, la prova del 9, il piatto è bello che è andato. E la mia maglietta ovviamente si è macchiata. No! Non avevamo dubbi, però qua non si fa finta, adesso ci mangiamo pure questi ultimi. Buoni, un bel sapore, devo dire. Piatti saporiti. Sì, ed è bello vedere le differenze tra un paese e l'altro. Ognuno poi ha la sua variante. Bisogna immortalarlo sempre. Tanto ormai la maglia è andata. Questi fritti? Freddi? Cioè comunque qualche minuto dopo ancora più buoni, però. Sì, perché mi sono piaciuti, certo, di più, sì. Comunque, beh, siamo al momento della cassa. Finito tutto, siamo belli pieni. Madonna. Non ci resta che scoprire il conto. Quanto avremo pagato? Adesso lo vediamo. Wow. Fatto il conto, quanto abbiamo speso per questi quattro piatti più il bere? Allora, abbiamo speso $17.25 alias 69.000 ril, perché dovete sapere che qua in Cambogia vi fanno sempre il doppio prezzo, anzi solitamente il primo prezzo che vi danno è in dollari. Noi vi consigliamo di prelevare riel, perché se voi pagate in dollari, loro vi danno il resto in riel, quindi può diventare veramente un casino. Invece, se voi prelevate e pagate riel, ovviamente tutto che sciogli, qua il bancomat non l'abbiamo usato manco per sbaglio, neanche una volta. Se pagate in riel, vi danno il resto in riel e siete tranquilli. Anche perché l'euro in questo momento ha un cambio positivo sia sui dollari sia sui riel, quindi pagate sempre un pochino meno. Comunque, $17.25. Il conto è questo qua. Facciamo la conversione in riel. Abbiamo speso €15.38. Vabbè, buono, dai, quattro piatti più il bere, vabbè, due acque, però va bene. Sì, ci sta. Alla cassa. Questo non è Monopoli. Sembro ricchissimo,
ci avrò, non lo so, 50 euro, allora 50.000. Tra l'altro i rie sono tutti uguali, mamma mia, si capisce un tubo. Abbiamo sono i 100, ordine, però. Sì, sì, 500, questi sono i 1.000. Allora, qua abbiamo un 10.000, 60. E qua abbiamo un altro 10, vai, daglieli così, 70.000. Ale. Quanto c'è rimasto tra l'altro? Vai un che abbiamo tutti i pezzi che valgono niente. 50, 100, 150, 200, 25, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 214 e 700. 214.700. Cioè, tutto sto casino ci sono 47 euro là. Esatto, mi sembra che c'ho il contante qua, voglio. Manco 50 euro sono. Yes, David Noodle.